Quante storie nascoste dentro il nostro inno, l'Inno d'Italia? Ebbene, proviamo a fare un raffronto tra l'articolo 1 della nostra Costituzione e l'Inno d'Italia. L'articolo 1 recita che il popolo è sovrano, sono le fondamenta di una democrazia. Ecco come Goffredo Mameli, 100 anni prima della nostra Costituzione, nel 1847, ecco come racchiude le storie, alcune delle nostre storie, in cui il popolo si ribella all'oppressione dei propri diritti. 100 anni dopo, il 27 dicembre del 1947, viene promulgata la Costituzione italiana, che entra in vigore il 1 gennaio del 1948. Dall'Alpi a Sicilia, dovunque è Legnano. Legnano è la città dove nel Medioevo, nel 1176, la Lega Lombarda, formata dall'unione di 30 città della pianura padana, vince l'esercito dell'imperatore Federico I, detto il Barbarossa, re di Germania, d'Italia e di Borgogna. Il Barbarossa è considerato il monarca universale, un sovrano leggendario. La leggenda narra che si sia addormentato in una montagna in attesa di risvegliarsi. Quindi la vittoria su un mito come lui vale moltissimo. Ogni uomo di Ferruccio ha il cuore alla mano. Chi è Ferruccio? Ferruccio è Francesco Ferrucci, un mercante fiorentino, diventato capitano dell'esercito repubblicano, che difende Firenze dall'assedio dell'esercito dell'imperatore Carlo V d'Asburgo tra il 1529 e il 1530. Per merito suo, Firenze resiste eroicamente per mesi e mesi all'assedio. Il suo peggior avversario è un italiano che combatte al soldo dell'esercito di Carlo V, il capitano di Ventura Maramaldo, un mercenario. «Miau! Miau!» gridano contro Maramaldo gli uomini di Ferrucci per tutta la durata dell'assedio. «Chi vuole Gattuccio, venga avanti al Ferruccio!» lo scherniscono di continuo. Ma alla fine Ferrucci viene preso, fatto prigioniero, torturato. Ma a Maramaldo non basta. Maramaldo, andando contro tutte le norme dell'onore in battaglia, affonda su quel corpo martoriato e inerme il colpo fatale. Prima di morire, Ferrucci lo guarda fisso negli occhi e dice: «Vile, tu uccidi un uomo morto». Ed ecco che arriva la strofa dedicata al bambino genovese di nome Balilla, o meglio soprannominato Balilla, Balimbaletta in genovese. È un ragazzino, pare che abbia avuto tra i 10 e i 12 anni, il quale prende quella famosa pietra e la lancia contro gli oppressori. Ascoltiamo la storia. I bimbi d'Italia si chiamano Balilla. Chi è Balilla? Balilla è un ragazzino di soli 11-12 anni che compie un gesto eroico contro gli oppressori austriaci a Genova nel 1746. Balimbaletta è un modo scherzoso per chiamare i bambini in dialetto genovese. Lui in realtà si chiama Giovan Battista Perasso, ma per tutti ormai è rimasto il Balilla. Genova è nel pieno della guerra di successione austriaca ed è alleata alle forze franco-spagnole, comandate dal generale Botta Adorno. Ehi, ma quello lì è un genovese, capite? Genovese come Balilla. Ma ce l'ha su con la Repubblica di Genova per vecchie questioni familiari e si mette contro di lei. In città gli austriaci vessano la popolazione, pretendendo grandi quantità di denaro e armi che la Repubblica di Genova possiede per la sua difesa. Gli austriaci invece pretendono il suo denaro per attaccarla, non per difenderla. Che assurdità! Il 5 dicembre del 1746 un drappello di soldati austriaci sta trascinando un mortaio per il quartiere genovese di Portoria, quando la strada sprofonda sotto il suo peso ed un caporale, in malo modo, obbliga un uomo ad aiutarlo prendendolo a bastonate. «Che l'inse!»
comincia a urlare il balilla. In genovese significa comincio, cominciamo. Prende un grosso sasso e glielo tira addosso. A quel punto tutti quelli che sono in piazza lo imitano, lanciando una pioggia di pietre contro quei soldati. E sono tanti, ma veramente tanti. I soldati scappano e lasciano lì il mortaio. Solo 5 giorni dopo, il 10 dicembre 1746, il popolo di Genova scaccia via il nemico. Quindi, il 5 dicembre del 1746, il ragazzino, soprannominato Balilla, lancia la famosa pietra all'urlo che l'inse. Dovete sapere che a questa storia è collegata un'altra storia tutta genovese. Nel santuario di Nostra Signora di Loreto, a Oregina, viveva un padre, un cappuccino, padre Candido Giusso, il quale la notte tra il 9 dicembre e il 10 dicembre ha una visione, pare che veda la Madonna. Che dice a padre Candido Giusto? Guarda che domani i genovesi si libereranno. E così fu. Il 10 dicembre, solo 5 giorni dopo del famoso lancio della pietra, Genova, il popolo di Genova, si libera dall'oppressione austriaca. Dovete sapere che da quell'anno fino ai giorni nostri, ogni 10 dicembre avviene una processione in ricordo della liberazione del popolo di Genova. E questa processione si svolge dall'Acquasola fino al santuario di Nostra Signora di Loreto, di Oregina. C'è una storia ancora collegata, perché 101 anni dopo di questa visione, quindi nel 1847, 101 anni dopo, Goffredo Mameli aveva appena finito di scrivere il canto e Michele Novaro aveva appena finito di mettere la musica, decide di dare appuntamento a 30.000 patrioti di tutta Italia proprio nei giardini dell'Acquasola di Genova, i quali si riuniscono in maniera molto pacifica, si uniscono al corteo, salgono su per le colline di Genova, arrivano al santuario Nostra Signora di Loreto e iniziano a cantare per la prima volta in Italia l'inno d'Italia, che all'epoca si chiamava Canto degli Italiani, non era ancora chiamato l'inno d'Italia. Tutti insieme cantano l'inno d'Italia su quella piazza lì. Ebbene, passiamo alle ultime due frasi della strofa. I Vespri Siciliani. Il suon d'ogni squilla, i Vespri suonò. Vespro è l'ora tarda del giorno, il tramonto, il crepuscolo serale. Il suono di ogni squilla è il suono delle campane che suonano a Vespro, cioè suonano per chiamare la gente alla celebrazione del Vespro. Il Vespro, infatti, è la preghiera della sera, prima della compieta, che è la preghiera della notte. Ma perché il canto richiama ai Vespri? Qui si intendono i Vespri Siciliani, una guerra durata 20 anni, che cambia per sempre il destino del Sud Italia. Com'è andata? È il 30 marzo 1282. È il lunedì dell'Angelo, Pasquetta. Siamo a Palermo, dopo la funzione serale dei Vespri. Sul sagrato della chiesa del Santo Spirito, la gente esce dalla funzione. Un soldato francese dell'esercito del re Carlo I d'Angiò, colui che chiamano l'usurpatore, si rivolge ad una donna e la importuna. Ma quella donna è accompagnata da suo marito, il quale si appropria della spada del soldato e lo uccide. Questo gesto è la scintilla che fa scoppiare la rivolta della popolazione contro la tirannide degli Angioini, dominatori della Sicilia, che dura da molto tempo. Da quel momento, a Palermo, inizia una vera e propria caccia ai francesi. Il tempo degli abusi e del malgoverno angioino sull'isola è finito. Se ti interessa sapere tutte le storie nascoste dentro l'inno d'Italia, le
puoi trovare in questo libro, L'Inno d'Italia raccontato ai bambini, scritto da Fiorella Colombo di Erga Edizioni, illustrazioni di Andrea Ferraris e animazioni digitali a cura di Laura Silvestri e Massimo Claus. Oppure puoi scaricare le schede gratuitamente dal nostro sito www.recitarcantando.net. Vai su Laboratori e clicca Inno d'Italia. Ci vediamo alla prossima. Ciao!